Buongiorno, benvenuti, anzi buonasera, benvenuti a questa diretta, diciamo, un po' serale della zuppa di porro. La cosa per la quale voglio fare questa diretta, obiettivamente, è una questione che riguarda il cosiddetto Salone del Libro di Torino. Perché mi sono fissato col Salone del Libro di Torino? Perché in realtà uno pensa alla cultura, il libro, la tolleranza, insomma, uno pensa che il Salone del Libro sia il centro della cultura italiana. Oggi leggo una questione che riguarda da vicino anche il sottoscritto, perché alcuni dei collaboratori del mio sito, come Francesco Giubilei o editore, o miei cari amici giornalisti come si chiama, come Alessandro Giuli, sentite che cosa devono sentirsi dire. Faccio parte dei consulenti del Salone del Libro, dice questo signore che si chiama Raimo, e sono contento che in tempi brevi siamo usciti con una lettera di Nicola La Gioia, che è il boss del Salone del Libro, ha vinto uno strega, Nicola La Gioia, firmata da tutti. E il timore è qual è? Ora mi sembra giusto che si apra il tempo di dibattito per la cultura, diciamo, neofascista che ci sta arrivando. Ci sono case editrici ormai neofasciste, si lamenta. Il punto è che nell'ultimo anno le cose sono cambiate, i neofascisti si stanno organizzando, i neofascisti si stanno organizzando. Le idee neofasciste sovraniste, cioè neofasciste e sovraniste sono la stessa cosa, sono la base per l'ideologia della forza maggioritaria di governo. Allora, intanto che sia maggioritaria la forza della Lega, non lo so, ma le idee neofasciste, sovraniste sono la base per l'ideologia della forza maggioritaria di governo. Alessandro Giuli, giornalista liberale, Francesco Borgonovo, giornalista di Libero, Adriano Scianca, Francesco Giubilei, editore che leggete spesso sul sito Nicola Porro, tutti i giorni in TV, sui giornali, con i loro libri, sostengono un razzismo esplicito e formano think tank che sono organici con il governo. Io devo dire la verità, come accadde nel 21 in Italia, nel 32 e 33 in Germania, tra l'altro, cioè questo sdoganamento del fascismo e questa roba qui è quello che secondo lui sta avvenendo, cioè sta dando dei fascisti a Giubilei e Giuli. Io voglio chiamare la sottosegretaria al Ministero delle Politiche, al MIBACT, che si chiama Lucia Borgonzoni, vediamo se mi risponde al telefono. Vediamo se Lucia Borgonzoni mi risponde al telefono. Pronto? Onorevole Borgonzoni, sono Nicola Porro, siamo in diretta, mi sente? Sì, sento benissimo. Senta, io ho letto ora un post che riguarda questo Raimo che attacca dei giornalisti, tra cui e anche il governo, dicendo che sta arrivando un'ondata neofascista. E tra gli altri ci sono Giuli, Borgonovo, Andrea Scianca, Francesco Giubilei. E ovviamente dice: ma io mi chiedo, scusi, ma è possibile che il Salone del Libro possa, tra i suoi consulenti, i suoi presidenti, possa dire cose di questo tipo di giornalisti che non mi sembra che abbiano nulla di fascista? No, non è accettabile. Proprio per questo sto già facendo delle chiamate, sto cercando di capire il ministero in che parti e come gestisce il Salone del Libro, ad esempio con la DG Cinema. Noi diamo dei fondi però specifici per degli eventi, che questa qua è una mia delega, perché penso che il ministero debba intervenire quando succedono delle cose del genere che sono diametralmente opposte alla democrazia, diametralmente opposto a quello che ci raccontano questi pseudo radical chic, che chiunque non la pensa come loro è il brutto fascista di turno, che va tacitato, perché questo è un modo per cercare di mettere silenzio o mettere quella famosa scarlatta sulle persone. Per cui se tu vai a comprare il libro di XY o leggi l'articolo o lo posti di XY, tu sei un fascista perché lui è un fascista. Questo deciso da chi la democrazia però non sa cos'è, visto quello che scrive. Ma lei lo conosce questo Raimo? Sapeva che era un consulente, sa, lo conosce? No. E cioè lo conosco, però non sapevo che era un consulente. Lo conosco perché penso mi sia capitato una volta di incontrarlo in una trasmissione, o l'ho visto in una trasmissione Ma lei televisiva. pensa veramente che ci sia un rischio fascismo oggi? Sì,
Sì, vabbè, ma l'abbiamo già sentito anche prima delle elezioni politiche. Sembrava, oddio, arrivano i fascisti, poi abbiamo visto benissimo le percentuali di quei partiti, magari, che sono più vicini a una certa ideologia, a un certo pensiero. Io il fascismo lo vedo nelle persone come oggi Salvini era in Emilia-Romagna, io sono dell'Emilia-Romagna, che sono venute a Modena a lanciare i sassi alla polizia perché volevano che Salvini non parlasse da un palco. Quello, se vogliamo chiamarlo, è fascismo. Per cui, se vogliamo vedere chi sono gli squadristi, oggi gli squadristi sono quelli che vogliono togliere la parola, come sta facendo anche questa persona, come vorrebbe fare questa persona, a chi non la pensa come loro. Andiamo tutti quanti al Salone del Libro di Torino con Giuli, con Giubilei e con tutti quelli che possono dire che, insomma, se non si è di sinistra si può avere ancora dignità, culturale, o no, onorevole Borgonzoni? Certo, assolutamente. Bisogna stare vicino quando ci sono questi attacchi alle persone che vengono attaccate per dimostrare che deve esserci la libertà, tutti possono parlare, non mi sembra che nessuno abbia compiuto dei reati, forse l'unico è quello di diffamazione che compie la persona che ha scritto Non questo si può post, dare del magari sta razzista, cercando visibilità. ma non si può dare del. Io guardi, almeno due ne Sì, no, conosco. ormai è passato questo concetto, cioè del razzista fascista, come te lo può dire nazista, come se niente Appunto, fosse. ma non si può dare del razzista a Giubilei o a Giuli. Io li conosco bene, No. non so se li conosce lei. Sono due che tutto hanno tranne che razzisti e tranne che fascisti, peraltro. È un conservatore Giubilei. C'è una differenza, forse. Vabbè, senta. Ma sì. Ma voi pagate, voi date dei soldi, dei fondi a questo? Ancora non ha capito È bene. quello, no, è quello che stavo chiedendo perché so che noi, ad esempio, come ho detto, ne diamo per Digicinema per degli eventi singoli. Ho già chiamato anche la DG Biblioteche che mi hanno detto loro come DG non ne danno, però sì, sicuramente ci sono dei fondi del Ministero e poi comunque il Ministero davanti a queste frasi ne deve prendere la distanza. B, se ci sono fondi ovviamente pubblici, ancora di più va tutelato, che andrebbe sempre tutelata, quella che è la democrazia e la pluralità, perché è quella che certi vorrebbero togliere, perché non accettano se qualcuno non è pro immigrazione, l'immigrazione è quella che poi non ce ne frega niente, li buttiamo anche in mezzo alle strade, le donne a prostituirsi, gli altri in mano alla criminalità organizzata, che non è pro tutto quel concetto che veramente di Bene. positivo ha poco, però noi diamo la libertà a tutti di parlare, ma non è mai capitato di andare a bloccare i discorsi degli altri, qualcun altro invece vorrebbe tacitare chi non la pensa come loro, non è pro al pensiero unico che Onorevole cercano di Borgonzoni, far. grazie mille, mi raccomando, perché è Ok. una roba pazzesca questa, perché Sì, io è voglio dire, posso pazzesco. pensare, è una cosa incredibile. La ringrazio, grazie, grazie ancora, onorevole Grazie, Borgonzoni, buon lavoro. grazie. Insomma, il Festival del Libro di Torino. La Borgonzoni, quello che loro pensano è che se non la pensi come loro sei un razzista e un fascista. Non è accettabile. Ciao.